Buonasera, sono Leonardo Brosighini, vi porgo i saluti del Circolo War di Modena. Questa sera con questa conferenza in streaming riprenderemo i nostri soliti cicli di conferenze, purtroppo questa volta non dal vivo. Se qualcuno fosse interessato a riprendere le vecchie conferenze che abbiamo fatto in questi anni, ricordo che sono registrate presso il nostro sito www. Warmodena.it, ce ne sono di diverse, diversi caratteri e carattere anche scientifico. L'argomento di questa sera riguarda i vaccini, Novavax e bufale a corredo. Diciamo che si tratta, per questa sera mettiamo l'accento sulla R della nostra UAR, sulla razionalità. Infatti, diciamo, degli obiettivi, dei propositi della nostra associazione è quella, di aiutare la divulgazione della cultura scientifica nel nostro paese. Siamo onorati, abbiamo la presenza del nostro relatore, si chiama Andrea Cossarizza, è ordinario di patologia all'Università, di Modena e Reggio. Lo saluto, lo ringrazio di essere intervenuto e gli passo la parola. Grazie. Grazie a voi, è un piacere essere qui, anche se purtroppo non in persona, ma soltanto in modo virtuale. L'argomento di oggi, di cui diciamo mi è stato chiesto di parlare, appunto, è quello che riguarda la vaccinazione, i vaccini, le bufale, vaccinazione, vaccini e antivax, bufale, leggende. È un argomento di cui mi occupo da diverso tempo. Anche perché in collaborazione con altre persone, ricercatori, medici ed altro, abbiamo fondato un Impatto Trasversale per la Scienza, che è questa associazione a cui partecipa Guido Silvestri, Pierluigi Lopalco, Roberto Burioni, io e altri ancora, che ha come scopo quello di parlare di scienza, portare un contributo a quello che è stato il dibattito nel nostro paese riguardo prima alle vaccinazioni e ora alle fake news e ora ovviamente al Covid, con persone impegnate in prima persona un po' dappertutto, chi va a parlare in pubblico, chi va a lavorare con un governatore in una regione e quant'altro. Però di fatto l'argomento oggi non sarà il Covid, anche se ce ne sarebbe da dire per quanto riguarda le fake news anche lì. Oggi parleremo di vaccinazione, antivax e cosa è successo più o meno negli ultimi anni. Però prima di cominciare, direi che devo fare un paio di osservazioni. Io mi occupo di scienza, non di politica o religione, per cui non mi piace discutere di fatti non validati scientificamente. Quindi la scienza è una cosa, la politica, la religione e quant'altro è un'altra. Le mie opinioni politiche non interessano a nessuno, a volte neanche a me. Io non ho rapporti con il sistema sanitario nazionale, spero si veda lo schermo, ma non mi pare che si veda lo schermo. Share screen. Condividi. Direi che adesso dovremmo esserci. Ok. Diciamo, si vede tu lo schermo ora? Cioè, Leonardo mi fa un cenno, si vede? Ok, perfetto. Dicevamo, io non ho, come dire, mai preso soldi da aziende che fanno vaccini, non mi occupo di vaccini, al contrario, ho a che fare con le aziende farmaceutiche, perché a parte che ho alcuni progetti in corso, per molti anni ho lavorato sugli effetti tossici di molti farmaci e questa cosa non mi è piaciuta. Di solito alle aziende non piace. E ho pubblicato molti lavori scientifici su riviste piuttosto importanti facendo vedere come alcuni farmaci usati per patologie infettive o altro ancora avevano effetti collaterali piuttosto importanti, tanto che qualche anno fa un'azienda multinazionale ha tolto dal commercio due farmaci che qui vedete coperti da una striscia blu, appunto perché erano troppo tossici e grazie al lavoro che abbiamo fatto in molti, quindi diciamo che abbiamo creato qualche guaio alle aziende farmaceutiche, quindi io non sono sostanzialmente uno che lavora per le aziende. Oggi vedrete che i vaccini non causano autismo e vedrete come chi ha tentato di fare una frode in questo campo ha avuto vita breve,
cioè, a breve, non molto breve, però è stato poi radiato dall'ordine dei medici. Vedrete che i vaccini non contengono sostanze velenose, metalli, pezzi di salame o altro ancora. Vedrete che i vaccini salvano milioni, miliardi, direi, di vite umane e non sono un business per le aziende farmaceutiche. Sono però un farmaco e quindi come farmaco deve essere trattato e discusso da persone competenti. Non è che ci siano 50 milioni di allenatori della nazionale di calcio e 50 milioni di esperti di vaccini. È un po' diverso, non funziona così. A cosa serve intanto il sistema immunitario, che è il bersaglio tutto sommato dei vaccini, cioè le vaccinazioni hanno il compito di mettere in moto la risposta immunitaria, di far funzionare un sistema importante come quello immunitario, che tutto sommato non è proprio piccolo, perché quando uno pensa al fegato più o meno sa dov'è, sa quanto è grande e quanto pesa. Se ragioniamo in termini di sistema immunitario, il peso di tutte le cellule che hanno a che fare con l'immunità più o meno è un chilo e mezzo, non è proprio poco. È solamente che è sparso in tutto l'organismo, dalla cute all'intestino, dai linfonodi alla faringe, all'anello di Waldeyer, alle placche di Peyer e quant'altro. Cioè, in buona sostanza, abbiamo una bella fetta della nostra risposta, del nostro organismo che appartiene al sistema immunitario, che deve tenere sotto controllo tutti i patogeni e non patogeni e commensali che abbiamo addosso. Voi fate conto che tutti noi ci portiamo appresso qualcosa come 10 alla 14 batteri diversi, cioè vuol dire 100.000 miliardi di batteri che in qualche modo dobbiamo controllare. E il sistema immunitario serve esattamente a controllare tutti i batteri che abbiamo intorno e che sono lì tutto sommato per evitare che ne arrivino di peggio. Quindi c'è una specie di business che l'evoluzione ci ha fatto fare con i microrganismi dicendo tu ci metti un po' del tuo, loro vengono lì, ti proteggono, cioè ti proteggono, vivono sopra di te, però in qualche modo evitano problemi maggiori. Il sistema immunitario deve tenere sotto controllo tutti questi microrganismi e quando non funziona cominciano i guai, cioè saltano fuori le patologie da, diciamo, germi opportunistici, quelli che normalmente sono presenti nell'organismo e sono controllati, ma non lo vengono più e provocano dei guai. Come funziona poi la risposta immunitaria? Diciamo che è basata su un concetto di immediatezza e di memoria. Cioè noi abbiamo immediatamente una serie di meccanismi tali per cui rispondiamo a un patogeno, ma abbiamo anche la memoria. E la memoria è fondamentale, perché la memoria è quella cosa che ti permette di rispondere a un patogeno che hai già conosciuto, che hai già visto, in tempi velocissimi, in poche ore. O al massimo un giorno o due. Qual è il bello? Il bello è che noi con la vaccinazione facciamo vedere al sistema immunitario un virus o un batterio uguale a quello reale, ma soltanto che quello che noi facciamo vedere di solito è morto, oppure attenuato, oppure facciamo vedere i frammenti delle proteine di virus, di batteri o delle proteine glicoproteine o altro, che possono essere fatti in laboratorio, cioè che possiamo noi costruire. Possiamo addirittura usare il DNA o l'RNA di un patogeno per indurre una risposta immunitaria. E tutto questo ci permette di avere delle cellule che rispondono subito, per cui quando arriva il patogeno, il sistema immunitario è pronto, efficace e immediatamente comincia a reagire. E qua vedete alcuni esempi dei successi della vaccinazione. In alto c'è quello che è la vaccinazione per la difterite. Vedete che da quando è entrato in vigore il vaccino, i casi di difterite sono crollati da circa 100.000, o meglio, da diciamo 70-80 per 100.000 abitanti, quasi a zero negli anni 50. La polio ha avuto una storia molto importante, anche la polio è stata quasi debellata. Il morbillo ha avuto una riduzione colossale dei casi da quando è entrato in vigore il vaccino, e tutto questo ci ha permesso di diciamo affrontare patologie che una volta erano drammaticamente mortali. Abbiamo visto le epidemie sono le situazioni in cui un patogeno si diffonde nella popolazione e crea guai. Abbiamo iniziato a descriverle moltissimi anni fa, per esempio la peste di Giustiniano, che era un patogeno, un batterio conosciuto come Yersinia pestis, pare abbia causato 50-100 milioni, non, ovviamente. Sono stime che vengono fatte su documenti storici.
La pesca è durata 200, più di 200 anni, è arrivata fino al 750. Abbiamo la peste nera del 1346, quella famosa che è stata portata con i topi, se ricordate, cioè con le pulci dei topi che trasmettono i batteri. E anche questa è un'epidemia che ha colpito milioni di persone. Abbiamo poi la spagnola che si è diffusa in tutto il mondo nel 18, cioè 100 anni fa, ed era un virus, ovvero l'H1N1, che ha infettato oltre 500 milioni di persone e ne ha uccise circa il 10%. Ma sono anche queste delle stime perché mancano dei dati certi. Di fatto si calcola che possa essere stata eliminata circa dal 3 al 5% della popolazione mondiale. E qua vedete un po' quello che accadeva. Allora, questo è uno dei primi grafici importanti che fa vedere come a New York ci fosse stato un picco di influenza tra ottobre e novembre, nel primo picco, e come drammaticamente il secondo picco ha seguito 4 mesi dopo. E questo è quello che noi vogliamo cercare di evitare in questo momento in cui tutti noi siamo collegati online grazie al fatto che abbiamo il SARS-CoV-2 tra i piedi, questo virus che finora ha infettato 4 milioni e mezzo di persone e ne ha uccise oltre 300 mila. E queste sono le epidemie, questo è quello che accade quando abbiamo a che fare con dei patogeni che viaggiano. I patogeni viaggiano e viaggiano velocemente. Una volta per arrivare da una parte all'altra del pianeta ci si metteva un bel po'. Calcolate che, per esempio, negli Stati Uniti non c'era il vaiolo. Il vaiolo è stato portato dagli inglesi intorno anzi, prima ancora dagli spagnoli intorno al 1500 ed è stata una delle cause della sconfitta degli indiani americani, sia del Centro America che del Nord America. Gli spagnoli hanno portato le coperte infette dal vaiolo perché in questo modo gli indigeni che non avevano mai avuto nulla a che fare con il vaiolo nella loro storia evolutiva venissero infettati e morissero ovviamente liberando il terreno. E qua vedete come diciamo, si parte da una certa regione e si va fino all'altra parte del mondo. I primi casi di vaiolo sono stati descritti nel 1570 prima di Cristo e sono arrivati in Messico nel 1520 dopo Cristo, quindi 3.000 anni dopo. 3.000 anni per fare un viaggio intercontinentale. Oggi ci si mette molto meno perché dalla Cina a tutto il mondo il SARS-CoV-2 ci ha messo un mese e mezzo, due o poco più, ammesso che sia partito in novembre e non prima ancora. Però di fatto, anche fosse stato avesse iniziato prima la sua azione nel mercato degli animali o dove diavolo era, Wuhan, ci ha messo qualche mese per infettare tutto il mondo, cosa che una volta non accadeva. Quindi i patogeni viaggiano velocemente e noi dovremmo essere altrettanto bravi a costruire delle molecole capaci di combattere questi patogeni. Ma quando è che abbiamo cominciato a usare le vaccinazioni? Beh, tutto sommato, qua vedete un mio collega di qualche anno fa che non sa bene cosa succede e cosa fa, però funziona. Che vuol dire? Guardiamo quello che succedeva nel passato ad Atene. Ad Atene c'è stata una epidemia nel 430 a.C., non è chiaro cosa fosse. Ma è chiaro che lo stesso uomo non viene mai colpito due volte, il che vuol dire che questa frase è molto immunitaria come frase, perché significa per me che una persona infetta, guarita, non si reinfettava una seconda volta. E siccome i greci è sempre stato un popolo molto pratico, hanno applicato immediatamente questo tipo di conoscenza mettendo le persone sopravvissute ad accudire i malati, a rimuovere i cadaveri, a seppellirli, cioè fargli fare i lavori a contatto con le persone con la malattia. E tutto questo quando non c'erano i test di laboratorio, però a occhio funzionava. Qua vedete, quello che citavo prima, una mummia del faraone Ramsete V, che pare essere morto di vaiolo, anche se c'è qualcuno, tipo il mio caro amico Francesco Galassi, che pensa che non sia proprio vaiolo, ma sia una cosa diversa. Però di fatto, se non lo è, ci assomiglia. Nella storia, il vaiolo è iniziato, diciamo, è cominciata la lotta al vaiolo in Cina più o meno, ma in tutto l'Oriente c'era la preoccupazione di questa malattia. E qua vedete una rappresentazione cinese di quello che era il vaiolo, una rappresentazione giapponese. In Giappone, se tu ti mettevi un vestito rosso
un abito rosso, potevi combattere il vaiolo, pareva, c'era questa credenza, mi viene una donna giapponese che fa vedere una cosa rossa al vaiolo. In India c'era una divinità dedicata al vaiolo, vabbè, una divinità, ce ne sono credo 75-80.000 o qualcosa del genere, una di queste era dedicata al vaiolo. E poi arriviamo noi, arriviamo ai crociati. I crociati sono andati in Terra Santa a conquistare Gerusalemme, a fregarsi un po' di mummie che venivano poi usate come medicamento in Europa e hanno portato indietro il vaiolo, cioè il vaiolo è stato importato in Europa dai crociati. E qua vedete un po' quello che accadeva in Cina invece. Questa parola che tutti noi abbiamo riconosciuto subito, sopra vuol dire vaiolo, sotto vuol dire variolazione. La variolazione era una tecnica per cui i pazienti guariti venivano usati come donatori di, diciamo, di vaccino, vaccino in senso molto lato, perché? Perché il donatore guarito veniva prelevato, cioè con una bacchetta che si prendeva il contenuto delle pustole, il contenuto veniva fatto seccare al sole e con la polvere di vaiolo si iniettavano le narici nelle persone, le donne da un lato, gli uomini dall'altro, in modo tale da insufflare una polvere che tutto sommato era abbastanza debole nella sua virulenza, perché evidentemente stando al sole un po' di giorni o funzionando il virus veniva inattivato e poteva funzionare benissimo nel causare una malattia molto più lieve del vaiolo, diciamo, conclamato, del vaiolo serio, chiamiamolo, e questa malattia ti dava immunità permanente. Cioè, in altre parole, chi veniva sottoposto alla pratica della variolazione. Il nome viene dalla malattia chiamata variola major, appunto per la sua forma virulenta data da tutte queste pustole che sono presenti non soltanto nella cute, ma in moltissime altre parti dell'organismo, e mentre invece la variola minor era quella che oggi noi chiameremo varicella. Comunque, di fatto, la variolazione era questa pratica di trattare le persone in questo modo, che pian piano si è spostata verso l'India. E in India c'erano questi metodi, ovvero c'era questo quadratino con tante punte che veniva usato per bucare la pelle, la cute delle persone, sopra la quale veniva poi applicata una polvere con delle croste di vaiolo, ottenute più o meno con il metodo cinese, e in questo modo si formava una lesione locale e questa lesione formava una crosta, una pustola, cioè dei liquidi, delle bolle, che poi venivano usate a loro volta per variolare un'altra persona, ma le persone che ricevevano questo trattamento non si sarebbero ammalate di vaiolo vero, quello mortale. E qua vedete appunto la rappresentazione della Dea Hindu che protegge dal vaiolo. E arriviamo in Turchia. In Turchia, stesso ragionamento, con qualche variante, come vedete in questo francobollo, la polvere di vaiolo veniva applicata tramite un taglio che era fatto sul braccio della persona da trattare e veniva appoggiato, quindi c'era un taglio e sul taglio si metteva la polvere di vaiolo. E arriviamo al 1714, quando due italiani, uno laureato ad Oxford, l'altro era l'ambasciatore a Smirne, in Turchia, comunicano alla società inglese tramite una lettera, alla Royal Society, quello che stava accadendo in Turchia. Questo è un primo punto. Un secondo punto è che c'è una signora, questa bella donna, Lady Mary Wortley Montagu, che era un bel personaggino. Lei era la moglie di Lord Montagu, uno dei più ricchi uomini in Inghilterra, che sarebbe poi diventato ambasciatore a Costantinopoli, a Istanbul. Lei aveva un bel caratterino, tant'è che una volta ha detto: il solo motivo per cui io sono felice di essere una donna è che non devo mai sposarne una. Questa è una frase del 1600 e qualcosa oggi naturalmente non va bene, non è più di moda perché sono i matrimoni, quindi questo non vale, però a quei tempi era una bella, come dire, aveva un bel carattere. Dunque, lei che succede? Era la moglie del Lord Montagu, il quale diventò ambasciatore a Costantinopoli. Lei andò a Costantinopoli e prese il vaiolo. E siccome era considerata una delle più belle donne inglesi, appunto, questi sono alcuni quadri che la ritraggono. Come dire, si è arrabbiata molto e ha deciso di dedicare la sua vita a combattere il vaiolo. E ha convinto, una volta tornata in Inghilterra, il re Giorgio I a fare quello che ha chiamato The Royal Experiment, ovvero l'esperimento reale. Il re ha fatto prendere dal suo medico dei prigionieri condannati a morte, li ha fatti variolare e dopodiché
li ha cacciati dentro un villaggio dove c'era un'epidemia di vaiolo. Che succede? Che l'esperimento riesce molto bene perché tutti i prigionieri che erano stati variolati sopravvivono e poi stanno benissimo e non si ammalano. E lì comincia tutta una lunga storia di variolazione, prima dei figli del re, poi di tutte le altre case regnanti in Europa. E la variolazione diventa talmente importante che chi la pratica poi la usa anche come arma biologica. Qua vedete una lettera di Lord Geoffrey Amherst, che era evidentemente un governatore dei possedimenti inglesi negli Stati Uniti, che invita il colonnello Bocquet a portare le sue coperte infette agli indiani in modo tale che si ammalassero di vaiolo, morissero e gli inglesi potessero simpaticamente conquistare in Nord America. E qua vedete qualche esempio, queste sono le ultime fotografie di una ragazzina indiana affetta da vaiolo alla fine, a metà dell'Ottocento, poco più. E poi arriviamo a Jenner. Jenner cosa fece? Jenner è considerato il padre della vaccinazione, ma lui non fece altro che applicare quello che aveva visto fare per la variolazione con qualche variante. Ma la variante qual era? Dunque lui sapeva, come molti inglesi, che c'era una malattia che colpiva gli allevatori e le allevatrici di mucche e animali in genere, che era il vaiolo bovino, ovvero una forma di variola major che colpiva appunto i bovini e poteva essere trasmessa all'uomo quando c'era un contatto diretto, per esempio quando veniva munta una vacca. La mungitura causava un'infezione al braccio che rimaneva localizzata al braccio. La cosa interessante è che tutte le persone che facevano questa infezione non si ammalavano mai di vaiolo. Quindi, a quel tempo, ma anche prima di Jenner, gli inglesi praticavano molto spesso le gite in campagna per andare a cercare un villaggio dove ci fosse un'epidemia di vaiolo bovino, cercare di infettarsi toccando gli animali in modo tale da non avere più il vaiolo umano. E questa era una forma, chiaramente le basi scientifiche non c'erano assolutamente, uno pensava, non era chiaro perché questo accadeva, però accadeva. Di conseguenza, quello che succedeva era questa cosa qui, che quello che successe è che Jenner ha preso il liquido proveniente da una pustola di una mungitrice e lo ha iniettato nel figlio. Il figlio non era suo, era il figlio del contadino, piccolo dettaglio. Però di fatto, una volta che ha fatto questo, il bambino ha sviluppato una piccola infezione, è guarito e dopodiché stava benissimo. E Jenner ha poi praticato questo tipo di terapia, di vaccinazione, chiamata vaccinazione non da lui, ma il vaccino come termine è stato coniato da Pasteur parecchi anni dopo, durante un congresso di medicina a Parigi, in cui in onore di Jenner, Pasteur dichiarò che la pratica di usare questo tipo di procedura era una pratica che andava chiamata con il nome di chi l'ha praticata per primo, o meglio, con qualcosa che ricordasse chi l'ha praticata per primo, ovvero la vaccinazione dal momento che era stato usato un siero animale, ovvero il liquido proveniente dalle pustole delle vacche, per cui da vacca viene fuori la parola vaccino. E poi vedremo alla fine come questa parola non sia giusta e vi racconterò anche perché. Comunque, di fatto, questo è quanto è accaduto. In Italia, Luigi Sacco, che è, diciamo, il medico a cui è dedicato l'ospedale a Milano delle malattie infettive, ha cominciato a vaccinare prima se stesso, poi dei bambini, intorno alla fine del 1799. Poi, siccome era uno scienziato, uno serio, per vedere se funzionava, si è, come dire, vaccinato iniettandosi il vaiolo umano, quello vero. E ovviamente la cosa non ha funzionato, cioè non ha funzionato. Lui è risultato protetto dal vaiolo vero, dal vaiolo umano, grazie al fatto che si era vaccinato, ovvero aveva usato un vaiolo bovino. Per cui la storia della vaccinazione qua comincia con tutte le grandi scoperte, invenzioni e quant'altro dei vari Pasteur, Koch e quant'altro che hanno capito l'importanza di questa procedura, anche senza sapere nulla di immunologia e non sapere e non avere, come dire, idea di cosa fossero le molecole implicate e i meccanismi. Naturalmente già allora cominciamo ad avere dei guai, perché nel 1808 la pratica di Jenner, ovvero la vaccinazione vera e propria,
che era praticata anche negli Stati Uniti, aveva i suoi bravi detrattori, c'erano persone che in qualche modo non volevano che la cosa andasse avanti. Tanto è vero che diciamo a Pittsburgh, nella Gazzetta di Pittsburgh, c'era appunto una vignetta che raccontava come la vaccinazione fosse un fatto assolutamente negativo e non potesse funzionare bene. E tanto è vero che le persone che venivano vaccinate alla fine diventavano un po' mucche anche loro, ovvero gli usciva le corna dal naso, dalla fronte, dal braccio ed altro ancora. Il vaiolo, tanto per finire la storia, venne debellato alla fine degli anni 80, negli anni 70, voglio dire, quando l'ultimo caso riportato, quello di Mahop Malin in Somalia, questo signore fu l'ultima persona con il vaiolo umano riconosciuto e diventò poi un attivista, uno che si impegnava moltissimo per le vaccinazioni, e dall'81 in poi, diciamo nel 79, il WHO, l'OMS, voglio dire, ha certificato l'eradicazione del vaiolo, e da lì in poi pian piano si è smesso di vaccinare, e anche perché a questo punto, non essendoci più virus, non aveva più senso vaccinare. Poi in realtà il virus è ancora conservato negli Stati Uniti e in Russia, c'è cioè il virus selvaggio, e quindi se c'è una necessità di fare degli studi o di imparare un po' delle cose nuove, può essere utilizzato, ma non abbiate timore perché tutte le nazioni sono attrezzate oggi con un vaccino che non è utilizzato, ma è conservato in stock in vari istituti, e in Italia credo che abbiamo 5 milioni di dosi conservate che in pochi giorni possono diventare 25 milioni, per cui ci dovesse essere una recrudescenza del vaiolo, la vaccinazione per tutto il paese potrebbe avere tempi assolutamente rapidissimi. E qua torniamo al problema dei Novax e delle bufale, che è l'argomento di cui parleremo stasera. Qua dicevo che noi nascondiamo sempre la verità, ma dato che c'è Google e Internet, chi non crede nella scienza può stare tranquillo. E ci sono molti gradi di scetticismo. Questa è una diapositiva che mi ha fornito anni fa il mio collaboratore, il professor Marcello Pinti, e in cui si vede appunto il fatto che abbiamo vari gradi di vari argomenti su cui una persona oggi è scettica in modo assolutamente antirazionale e antiscientifico, e gli argomenti vanno dall'autismo al veleno, ai complotti, ai problemi economici, ovvero alle aziende farmaceutiche, all'igiene, alla natura ed altro ancora. Affronteremo qualcuno di questi argomenti perché parlare di tutto porterebbe via diverse ore, ma le cose più importanti da chiarire sono queste. Allora, vaccini e autismo, ancora sentiamo raccontare questa cosa di bambini che hanno sviluppato un disturbo dello spettro autistico, che è il nome tecnico di questo tipo di patologia chiamata autismo in modo un po' grezzo, quindi diciamo, chiedo scusa se uso questo termine, ma è un po' più rapido dell'altro, ovvero disturbi dello spettro autistico. E la verità qual è stata? Che c'è stato un signore che ha cercato di truffare non solo il governo inglese, ma praticamente tutta l'umanità, cercando di brevettare un suo prodotto contro il vaccino che era attualmente in uso. Ovvero alla fine degli anni 90 c'era un vaccino trivalente che veniva usato per vaccinare le persone, ma lui evidentemente voleva fare qualcos'altro, ha fatto qualcos'altro. Ha creato un siero che non aveva alcuna logica scientifica, e una specie di siero di Bonifacio, insomma, quelle cose tremende accadute nel secolo scorso e che accadono tuttora. E per promuovere il suo prodotto ha inventato uno studio scientifico facendo vedere, ovviamente con dati falsi, che dei bambini vaccinati per il morbillo erano diventati autistici e avevano addirittura anticorpi contro il morbillo nell'intestino, e quindi l'intestino era la causa di questo fenomeno autistico. Cioè, tutta una cosa assolutamente delirante che però ha fatto scalpore. Perché? Perché lui ha scritto l'articolo, tecnicamente l'ha fatto molto bene, falso, ma molto bene. Ed è stato pubblicato dall'Lancet. Il Lancet è uno dei due giornali più importanti che c'erano allora, ma anche oggi, voglio dire.
in New England, Journal of Medicine, in America e Lancet in Inghilterra. Quindi lui si è inventato questo lavoro, ha creato questo studio, si è formato un movimento di opinioni con grandi esperti, tipo la signora Jenny McCarthy, che è una modella di Playboy, che è piuttosto carina. Però il problema qual è stato? Che Wakefield, diversi anni dopo, è stato beccato, cioè ha visto la truffa, grazie a un giornalista, è stato giudicato, condannato e radiato dall'ordine dei medici. E tanto per capirci, questo è quello che lui aveva fatto nel 1997, aveva fatto questo brevetto, poco tempo dopo aveva pubblicato l'articolo su Lancet, cercando di raccontando questa storia e cercando di vendere il brevetto a un'azienda farmaceutica. E qua vedete il brevetto originale datato 6 giugno 1977, cioè 9 mesi prima di mandare un articolo. Quindi in questi 9 mesi lui si è inventato questa cosa e l'ha pubblicata su Lancet. Ovviamente è tutto assolutamente falso, non c'è nulla di vero in tutto questo, non c'è nessuna correlazione tra i due fenomeni, cioè tra la vaccinazione e l'insorgenza di una patologia dello spettro autistico. Il Lancet poi cosa ha fatto? Nel 2010, quindi 13 anni dopo, 12 anni dopo, ha retrattato l'articolo, cioè lo ha cancellato. Una retraction vuol dire che la rivista cancella quello che tu hai fatto, dicendo questo è falso, di conseguenza lo eliminiamo, lo togliamo dai nostri, come dire, archivi. Non è come se non ci fosse mai esistito. Purtroppo non è così, perché questo articolo venne letto da centinaia o migliaia di persone che cominciarono a credere a questa bufala del vaccino e autismo e a bloccare le vaccinazioni dei propri figli, a fare la guerra a chi veniva vaccinato, a chi praticava le vaccinazioni e a diciamo far calare l'attenzione verso le malattie infettive prevenibili appunto da una vaccinazione. In Italia è successo di tutto di più. È successo di tutto di più perché ci sono stati dei processi nelle persone, nelle famiglie che naturalmente disperate per la situazione dei figli o del figlio hanno denunciato le aziende, hanno denunciato i medici, hanno fatto molti, molti diciamo, contenziosi legali, nessuno dei quali è andato a buon fine, perché la Cassazione viene senza dubbio, blocca ogni tipo di nesso tra vaccinazioni e malattie, e di conseguenza il vaccino non ha nulla, sappiamo benissimo che non ha nulla a che fare con l'autismo, l'unico problema è che insorge, come dire, l'autismo insorge nello stesso periodo in cui si fanno le vaccinazioni, per cui fare un collegamento tra un fenomeno e l'altro è piuttosto facile. Però se io esco di casa perché sono andato a cena con un mio amico e mi becco un meteorite in testa, non è colpa del mio amico, è semplicemente un evento concomitante, è un evento conseguente. Quello che segue non è necessariamente colpa di quello che precede. Ci sono moltissimi eventi che possono essere collegati l'uno all'altro, ma non hanno alcuna relazione. Poi i giornali hanno creato anch'essi dei problemi con le vaccinazioni e con l'autismo, perché ci sono alcune associazioni di Novax o Antivax, o peggio ancora, che comprano pagine sui giornali e pubblicano tutte le loro scemenze sugli obblighi, non obblighi, le malattie e quant'altro. E il fatto che vengano pubblicate sulla stampa, secondo me, è un problema piuttosto serio, perché non è che un giornale non può avere, non può avere altro pensiero per la testa che non vendere e fare soldi. Cioè, ci sono delle regole da seguire che molti bravi giornalisti seguono. Cioè, io ho avuto un incontro in Senato qualche anno fa, c'era Enrico Mentana, che è una persona che io stimo moltissimo, a cui ho chiesto: ma se ti arriva una pubblicità di questo tipo, e tu cosa fai? La fai pubblicare o no? E lui ha detto: beh, naturalmente io direi di no, però il problema è il mio editore. Se questo lo vuoi pubblicare, poi andiamo in lite. Però di fatto non è così facile cercare di bloccare iniziative del genere, soprattutto quando la gente paga e paga molto. Se vi ricordate, qualche anno fa giravano tutti i cartelloni per l'Italia del bambino morto e quant'altro, che in realtà era un bambino che stava benissimo e la foto era stata presa da un sito internet, voglio dire. Questo è un po' quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Non più tardi di qualche giorno fa c'è stata una nota deputata che alla Camera ha fatto uno sproloquio spettacolare, tirando in mezzo di tutto di più, dalle vaccinazioni al 5G, a Bill Gates, al nostro governo e Dio solo sa che altro, per appunto far valere la sua causa, cioè
appunto che le vaccinazioni fossero un disastro, che il Covid l'abbiamo, come dire, il virus l'abbiamo messo in giro noi, l'abbiamo creato in laboratorio e tutte robe di questo genere. Per chiudere il ragionamento sullo spettro autistico, molte volte le persone con questo tipo di patologia hanno una polipatologia, cioè non c'è soltanto un problema che riguarda l'aspetto comunicativo, affettivo o la parte neuro, come dire, neuropsichiatrica dello spettro. Ci sono molte patologie associate ai disturbi dello spettro autistico, che vuol dire che c'è qualcosa che non quadra fin da subito, c'è un problema più a monte. Tanto è vero che chi ha cominciato a studiarlo subito ha riportato dei dati veramente importanti in cui venivano studiati tramite la risonanza dei cervelli di bambini, fratelli e sorelle di bambini autistici, quindi ad alto rischio di sviluppare autismo anche loro, come sappiamo dalla epidemiologia. Quello che succedeva era che i cervelli dei ragazzini che sarebbero diventati autistici dopo un paio d'anni, addirittura alla nascita, avevano delle alterazioni molto importanti. Qui vedete due casi. Il caso sopra è un ragazzino che sarebbe risultato negativo a ogni test neuropsichiatrico per autismo a 2 anni di vita. Quello sotto è un ragazzino che invece a 2 anni di vita era positivo a questi test e a cui è stata fatta la diagnosi di disturbi dello spettro autistico. Quello che vedete, nessuno di noi fa il neuroradiologo, però si vede molto bene a 6 mesi d'età la differenza colossale che c'è nel liquido cefalorachidiano, questo liquido nero che sta sotto all'osso, al cranio, diciamo. Vedete come è clamorosamente più aumentato nel ragazzino che sarebbe diventato autistico 2 anni dopo rispetto a un ragazzino che non lo sarebbe diventato, cioè questo è un neonato di 6 mesi. E vedete come anche le circonvoluzioni cerebrali, la sostanza grigia e quella bianca, siano completamente diverse nei due casi poco dopo la nascita. E siccome queste alterazioni, unitamente a queste che riguardano la proliferazione di alcune aree del cervello, cioè in altre parole, qui è come se ci fossero più cellule nelle aree gialle e in quelle rosse, ci dice che il processo comincia fino a quando uno si trova nella pancia della mamma, cioè fino alla vita fetale, e poi evolve e si estrinseca dopo diverso tempo, dopo qualche anno, cioè quando, per motivi assolutamente ovvi, comincia il ciclo delle vaccinazioni. Per cui questo è un pochino il lavoro che mette una pietra tombale sopra il discorso autismo e vaccini. Un'altra bufala è questa: il morbillo non ha mai fatto male a nessuno, anzi, il morbillo rinforza il sistema immunitario. Allora, questa è una ragazzina che ha preso il morbillo quando aveva 7 mesi e fino a 5-6 anni di vita è stata benissimo. Dopodiché è successo questo, che ha sviluppato la panencefalite subacuta sclerosante, ovvero una patologia cerebrale in cui il cervello viene completamente fatto diventare atrofico da un'infezione virale e il virus responsabile è il morbillo, perché il virus può rimanere nel sistema nervoso centrale per molti anni e rimanere silente, poi dare segni di sé e provocare questo tipo di guai. Naturalmente, questa ragazzina è completamente incapace di intendere e volere e può rimanere in questo stato per molti anni fino a quando poi, come dire, se ne andrà. Ma il problema è immaginare il tipo di guaio che c'è. E qui vediamo un altro esempio che mi ha dato la mia cara amica, la giornalista Maria Santoro, che ringrazio. Che rappresenta la tomba di sua zia, cioè la sorella del papà, che è morta a un anno o poco più di vaiolo, del vaiolo, scusate, di morbillo, appunto a 13 mesi di vita, e si trova nel cimitero a Casalgiove, in provincia di Caserta. Questi sono alcuni esempi del morbillo che non provoca nessun tipo di danno. C'è poi un altro aspetto importante, ovvero sapere che il morbillo può essere contrastato dal vaccino, e si calcola che nel periodo dal 2000 al 2016 siano stati salvati più di 20 milioni di vite umane. E il conto del morbillo è molto facile: il morbillo è una specie di malattia matematica. Tu hai 1.000 persone, su 1.000 persone fai un morto, sicuramente, e su 1.000 persone fai probabilmente una panencefalite subacuta sclerosante. Sono numeri matematici. In Italia abbiamo avuto 4.000 e passa casi qualche anno fa, 4 decessi.
7.000 qualche anno prima, 7 decessi. È proprio matematico. Il morbillo è un virus che ha un'infettività clamorosamente alta. Uno entra in una stanza, sei malato, sparge il virus per l'aria e il virus rimane in aria per delle ore. Quindi chiunque entri in quella stanza, anche ore dopo, può essere infettato. Un altro aspetto importante è che il morbillo è anche una grave causa di immunodeficienza. Cioè, chi prende il morbillo ha un sistema immunitario che per un paio di anni non funziona proprio, o funziona malissimo. E questo è stato visto addirittura nel 1912 da von Pirquet, che notava come le persone dopo il morbillo diventavano tutte negative alla reazione per la tubercolina, cioè non erano più capaci di vedere i micobatteri della tubercolosi e facevano la tubercolosi. Quindi il morbillo è un bruttissimo oggetto. Un altro punto da chiarire è questo: i vaccini sono sicuri al 100%, dunque è un farmaco il vaccino, per cui qualche effetto collaterale bisogna poi capire, aspettarselo, o comunque lo può avere. Gli effetti importanti sono febbre, gonfiore, prurito o reazioni allergiche. Allora, finché abbiamo febbre, gonfiore, fa parte del gioco. Cioè, in altre parole, il sistema immunitario per riconoscere un antigene, cioè per combattere contro qualcosa, deve prima mettere in moto un processo infiammatorio. Tu fai un processo infiammatorio e poi l'infiammazione permette il riconoscimento da parte del sistema immunitario. Se non c'è infiammazione, non si riconosce nulla. È una regola generale, succede così, funziona così. Quindi febbre, gonfiore, rossore, dolore fa parte del gioco. Sono una parte da mettere in conto, soprattutto per i vaccini somministrati per via, chiaramente, per la puntura, insomma. O quelli sono stati per via orale, anche se possono avere dei problemi. Le complicazioni rare sono quelle allergiche, ma è per questo motivo le vaccinazioni vanno fatte in un ambiente sicuro, protetto, in cui il paziente possa rimanere una mezz'oretta ad aspettare un po' gli esiti, o meglio, i non esiti della vaccinazione. Uno rimane lì un pochino e dopo un po', se non succede nulla, se non è successo niente, come accade normalmente, la persona può andarsene a casa felice e contenta. E questo è un po' quanto si fa. Ci sono però, come dire, problematiche particolari che alcuni vaccini possono avere, e ora vi spiego un aspetto importante. Abbiamo dei vaccini che sono basati su virus o batteri vivi attenuati, che non possono essere utilizzati nelle persone che hanno immunodeficienze primitive. Cioè, un bambino con una grave immunodeficienza può essere vaccinato con delle proteine, per esempio di ferite per tossatetano, il tossoide tetanico, altro ancora, al massimo non succede niente. Non può essere vaccinato con un virus attenuato, perché il virus attenuato può fare la reversione, può revertare, diventare infettivo e causare grossi problemi. A questo punto l'unica speranza, l'unico modo per proteggere questi bambini è l'effetto gregge, ovvero quella che è chiamata immunità di comunità, che è il fenomeno per cui, senza entrare troppo nei dettagli, quando superiamo una certa soglia, 95-96% o giù di lì, la popolazione in toto è immunizzata e il fatto che una persona non immune, cioè non capace di sviluppare immunità perché non riesce a farlo, incroci una persona infetta è assolutamente molto bassa. La probabilità è proprio minima. Di conseguenza, questo, il fatto di vaccinare tutti, permette non solo di evitare infezioni importanti nella popolazione, ma permette anche di avere l'effetto gregge e di proteggere le persone che non possono essere protette perché non hanno un sistema immunitario adeguato. Abbiamo mille altre bufale da raccontare. Una di quelle che mi ha colpito di più negli ultimi anni è questa qui. Una trasmissione del servizio pubblico, Report, ha intervistato un signore, questo signore qua, il quale ha inventato una malattia che si chiama ASIA, ovvero Autoimmune Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants, con questi sintomi qua. Allora, intanto per ammalarsi di questa cosa, uno doveva essere chiaramente vaccinato, prima cosa. In secondo luogo, avere avuto accesso, essere stato esposto a uno stimolo esterno. Avere una manifestazione tipica, cioè dolori muscolari, male alle articolazioni, fatica, qualche sintomo neurologico, un impairment cognitivo, perdita di memoria, un po' di febbre, mal di testa e quant'altro, sintomi che tutti al mondo hanno avuto migliaia di volte e che fanno riferimento a quella che è chiamata la fibromialgia, che è una patologia diffusa soprattutto nel sesso
femminile con 9 a 1, che ha una prevalenza piuttosto alta nella popolazione generale ed è causata da sintomi assolutamente vaghi, che vedete qua citati. È una patologia ancora poco chiara, ma sicuramente non ha nulla a che fare con le vaccinazioni. Allora, perché questo signore ha fatto questa cosa e quando? L'ha fatta parlando delle vaccinazioni contro il papillomavirus, ovvero raccontando che delle ragazzine vaccinate per il papilloma avevano avuto questa gravissima patologia, asia, per cui non erano più in grado di fare nulla, non mangiavano, non dormivano, non studiavano, eccetera, 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 e quindi era colpa delle aziende farmaceutiche che aveva fatto questo vaccino. E risultato semplice. Un crollo totale nelle vaccinazioni per il papillomavirus, che vuol dire che tra 20 o 30 anni avremo molti casi di cancro della cervice, perché il papillomavirus è il virus che causa cancro della cervice, seconda causa di morte nel sesso femminile. Allora, avere bloccato le vaccinazioni in questo modo, secondo me, è un crimine. Perché? Perché ci saranno decine, anzi centinaia o migliaia di morti nei prossimi anni, di donne che muoiono perché non si sono vaccinate. E questo grazie a questo signore. Ma perché lo ha fatto? Lo ha fatto per un motivo molto pratico, perché lui faceva come dire, il perito di parte nei processi in cui le donne denunciavano le aziende farmaceutiche. E questo è un esempio della Corte federale degli Stati Uniti, non è come dire, questa non è una bufala. Qui andate a vedere il sito del governo americano, ci sono tutte queste cose, e lui veniva pagato ogni volta 19.500 dollari. Per essere compensato come perito di parte, cioè per andare a testimoniare mezz'ora che la ragazza era stata danneggiata dal vaccino e il suo servizio valeva 500 dollari all'ora. La cosa divertente, si fa per dire, è che lui chiedeva soldi anche per leggere e fare una revisione della letteratura scientifica in merito, cioè per leggere i suoi articoli, per i quali chiedeva anche lì 500 dollari all'ora. Quindi tu ti inventi una malattia, ci pubblichi qualcosa inventandoti delle cose che non esistono, chiedi 500 dollari all'ora per leggere quello che tu hai scritto, più 19.500 o quello che è per andare a partecipare un giorno a un processo. Mi sembra un bel affare e tutto questo è disponibile in rete. Abbiamo altri signori che cercano quattrini in modo abbastanza curioso. Per esempio, chi si occupa di nanopatologie, c'è qualcuno che propone di andare a cercare nei vaccini pezzi di metallo, pezzi di acciaio, pezzi di piombo, micro e nanoparticelle, globuli rossi animali, spezzoni di DNA animale ed altro ancora. E quindi con una serie di metodiche curiose, diciamo, e sicuramente non scientificamente valide, vengono cercate queste cose nei vaccini, ma non c'è solo quello, perché c'è anche la, come dire, in un'intervista è stato dichiarato, questo signore ha dichiarato, che c'è un problema perché dentro ai vaccini ci sono pezzi di maiale. Quindi gli musulmani e gli ebrei non possono mangiare maiale, però vengono vaccinati. Di conseguenza viene introdotto nel loro corpo un pezzo di maiale e quindi non andranno in paradiso. Mi sembra che questo gruppo di amici sia piuttosto in grado di capire la drammaticità di questo fenomeno. Quindi non mangi se sei vaccinato, vai all'inferno. Mi sembra giusto. Come dire. Dopodiché ci sarebbero dei dettagli, per esempio i musulmani credono che solo Dio possa determinare l'ingresso nel paradiso, fossero anche appartenenti ad altre religioni, mentre invece gli ebrei non hanno le idee chiare sul paradiso, non lo sanno se c'è e non tirano le dogmi. Per cui, come vedete, anche qua siamo abbastanza nel ridicolo. Ma per quale motivo tutto ciò? Perché se volete analizzare un vaccino, dovete dare a questo signore 1.830 euro, IVA compresa, però vi fa la fattura, per cui siamo tutti tranquilli. E in buona sostanza c'è un business anche qua. Cosa c'è dentro i vaccini? Allora, ci sono le sostanze che ci devono essere, ovvero ci sono le sostanze attive, proteine o virus inattivati o altro ancora, e negli eccipienti, eccipienti che devono conservare il vaccino per un certo periodo, fino alla scadenza, ovviamente. Una delle bufale più divertenti era la presenza del mercurio. Il mercurio, secondo un'indagine commissionata dagli antivax, è presente nell'ordine di 10 microgrammi per litro, il che vuol dire che un vaccino ha un centesimo di microgrammo, che è 1.000 volte inferiore alla dose giornaliera cronica, per la quale non si evidenziano effetti per la salute. Tra l'altro, la vaccinazione non viene fatta tutti i giorni, ma
poche volte nella vita, e si assorbe più mercurio dall'acqua potabile o dal cibo che da qualunque altra cosa. Tra l'altro, il mercurio non c'è più da 15 anni nei vaccini e veniva usato l'etilmercurio, non il metilmercurio. Allora, l'etilmercurio è una molecola che contiene, diciamo, un gruppo mercuriale che contiene un metile. L'etile è quello presente nell'etanolo. Questo è un esempio di etanolo piuttosto interessante. Alla nostra destra, invece, un esempio di metanolo, cioè quello che era il metile, una molecola metilica presente nel metilmercurio, che è un'altra cosa. Ma nessuna persona ragionevole si sognerebbe di brindare a qualcosa con un metile, una molecola, o meglio, con un composto che contenga alcol metilico come la benzina, piuttosto che alcol etilico come lo champagne. Formaldeide è terribile, la parola formaldeide fa venire in mente cose assolutamente tremende. E tanto è vero che l'esavalente contiene fino a meno di un milligrammo per dose. Quindi uno fa tre dosi e ai bambini e inietta ai bambini, li fa arrivare addirittura 0,3 mg di mercurio. Allora, qual è il problema? Che la formaldeide è assente in moltissimi vaccini ed è presente soltanto in questo, ma stiamo parlando di una dose totale di 0,3 mg in tutto per una vaccinazione. Dove si trova la formaldeide? Allora, una pera contiene fino a, come dire, 6 mg di mercurio. Ovvero, con una pera dal peso di 150 a 170 grammi, ne abbiamo pesate, come dire, contiene 9 mg di mercurio, che corrisponde a 30 vaccinazioni complete nei bambini. Quindi, se voi vi fate una pera, nel senso di frutta, e non di pere, quelle vecchio tempo, stile, vi mangiate l'equivalente della formaldeide che necessaria a vaccinare 30 bambini. Una mela va un po' meglio, un cavolo ne ha di meno e quant'altro. Quindi, poi c'è una cosa pericolosissima che sono le creme per le mani e le creme solari in cui la pelle assume fino a 1,5 mg di formaldeide ogni applicazione. Stiamo parlando di 5 volte la dose totale di quello contenuto nelle vaccinazioni per i bambini. Ora, arrivando l'estate, se riuscissimo ad andare al mare saremmo tutti contenti, pensate quante volte vi spalmate la crema solare e quanta formaldeide assorbite e soprattutto a quanta ne mangiate se avete una dieta ricca di frutta. È inutile dire che la formaldeide non fa assolutamente niente, c'è un composto chimico naturale che viene degradato e diventa tutt'altro genere di cose. Un altro argomento importante è il business. I vaccini sono importanti, sono un affare per Big Pharma. Qui vedete un collega vaccinologo molto ricco. Allora, facendo i conti, qualche anno fa mi ha fatto i conti di quello che accade nella spesa sanitaria. Questo è l'annuario, il rapporto dell'AIFA, quindi il rapporto annuale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Quello che noi spendiamo in un anno, ogni persona spende 220, costa 226 euro al Sistema Sanitario Nazionale. E di questi 226 euro, in farmaci abbiamo gli angioplastici, il sangue, il sistema nervoso centrale, abbiamo poi i vaccini, tutta una serie di cose, gli antimicrobici che sono il 60%, nei 59, voglio dire, euro in totale. Di questi 59 euro, i farmaci anti-epatite e anti-HIV rappresentano 34-10 euro, tutti i vaccini insieme sono 5 euro. Quindi rispetto alla spesa globale, che è di 226 euro, come farmaci, le vaccinazioni sono il 2%, ma se noi ci mettiamo insieme anche i farmaci che sono convenzionali, cioè non solo quelli erogati dall'ospedale, cioè non soltanto le strutture pubbliche, ma anche quelli compresi in farmacia con la ricetta del medico in classe A, la spesa totale è di 400 euro a testa in Italia. Tutti i vaccini costano 5 euro e mezzo, scarsi, quindi fa l'1%, poco più dell'1%. Allora ditemi voi, c'è un'azienda farmaceutica che si mette a produrre dei farmaci che rappresentano sì, l'1,3% della spesa sanitaria nazionale, tenendo conto che questi sono tutti i vaccini, non uno solo. Quindi poi dividiamo quell'1,35 per tutti i vaccini possibili e salta fuori che ogni singolo vaccino vale lo 0,2% o anche meno, lo 0, anzi, nemmeno ancora, della spesa sanitaria, che vuol dire che non è un business. Sicuramente perché gli investimenti che se ne devono fare sono enormi. Tanto è vero che di aziende che fanno vaccini ce n'è pochissime, non perché Big Pharma abbia
monopolio, ma semplicemente perché non ce la fanno più, cioè non ce la fanno a vendere, come dire, non è un affare. Non facciamo troppe vaccinazioni insieme. Questo è un altro argomento che viene usato come bufala in maniera piuttosto importante. Allora, due aspetti. Il primo aspetto è questo: quando un bambino nasce, è un essere vivente abbastanza sterile, perché è stato protetto per dei mesi dalla mamma, nella pancia della mamma, non ha avuto rapporti con i patogeni, è assolutamente limpido, pulito e senza batteri. Quando esce, nel giro di pochi minuti, mi ha preso sberle dalla levatrice, piange, respira. Tutto questo cosa comporta? L'entrata nell'organismo di germi che non sono patogeni, sono semplicemente microbi. Microbi presenti nell'aria, microbi presenti nella pelle della mamma. Il bambino comincia a succhiare il latte, si attacca al capezzolo e si infetta, tra virgolette, cioè porta in bocca tutti i microbi presenti nella pelle della mamma. Ed è una cosa assolutamente normale che accade da milioni di anni. Nessuno si è mai lamentato. Qual è però il corrispettivo immunologico di tutto ciò? Il corrispettivo immunitario è che in pochi minuti, in poche ore, il bambino viene colonizzato da milioni e milioni di germi che tiene sotto controllo con la sua risposta immunitaria. Quindi in poche ore vede milioni di molecole diverse che derivano ognuna da germi diversi. Quindi il carico immunologico è assolutamente spaventoso appena uno nasce. Parliamo delle vaccinazioni che si fanno insieme. Altro aspetto importante è questo. Noi abbiamo un potenziale repertorio anticorpale di 10 alla 14 diverse specificità. Cioè, se noi facciamo il conto di come possiamo produrre anticorpi, di come sono fatti, di qual è il meccanismo per generare diversità negli anticorpi, cioè di come riusciamo a riconoscere molecole diverse con pochi geni, combinando geni diversi, ovvero come funziona il repertorio della risposta immunitaria, arriviamo a trovare che possiamo riconoscere fino a 10 alla 14 molecole diverse nel corso della vita. 10 alla 14 vuol dire 100.000 miliardi, cioè 10 alla 9 per 10 alla 5, fa 10 alla 14, 100.000 miliardi di molecole. Se noi vivessimo 100 anni, abbiamo 10 alla 12 molecole, cioè 1.000 miliardi all'anno, che sono 2 miliardi e 700 milioni al giorno, 114 milioni all'ora, 1.900.000 al minuto, 31.000 molecole al secondo. Cioè, in altre parole, la nostra capacità di riconoscere molecole diverse è di quest'ordine, cioè abbiamo 31.000 molecole al secondo, possiamo riconoscerle. Nei vaccini ne abbiamo una cinquantina. Direi che non ci dovrebbero essere molti problemi a riconoscere queste molecole. Il sistema immunitario è perfettamente attrezzato a combattere tutte le cose di questo pianeta e forse anche altre. Quindi abbiamo una spaventosa riserva energia, come dire, di molecole e cellule che possono farci vedere qualunque tipo di cosa. Quindi vaccinare una persona con 2, 3, 10, 20 vaccini non carica minimamente. Non crea molti problemi perché il carico immunitario è infinitamente inferiore a quella che è la possibilità che il sistema immunitario possiede, cioè di 30 e passa 1.000 molecole al secondo. È un calcolo chiaramente teorico, però ci sta tutto quanto. Infine, se ho ancora 5 minuti, vi racconto una storiella divertente, cioè il fatto che usare la parola vaccinazione forse non va bene. E vi spiego perché. Perché qualche anno fa è stato reperito in un cassetto un vaccino per il vaiolo fatto nel 1902. Qualcuno si è preso la briga di andare a sequenziare il virus per vedere cosa c'era dentro. Perché ovviamente, ricordate la storia di genere, partiamo dalle vacche. Cioè, partiamo dalle vacche che vengono usate per trasferire il vaiolo bovino, quindi un virus presente nelle mucche che è diverso dal virus umano. Con il virus nelle mucche tu ti immunizzi. E quando trovi il virus umano davanti, fai una bella risposta immunitaria e non fai il vaiolo. Quindi, ciò detto, la domanda era: ma come diavolo era fatto questo virus della mucca, della vacca nel 1902? Qualcuno lo ha sequenziato e ha trovato una cosa interessante, ovvero ha trovato che il virus della vacca in realtà non era della vacca, era del cavallo.
Ovvero, tutti i mammiferi hanno il loro pox virus. I pox virus sono i virus che causano lesioni di questo genere, lesioni cutanee, ma non solo cutanee, che vanno dalla varicella al vaiolo ed altro ancora. E ogni specie ha il suo bravo pox virus. Quindi abbiamo il pox virus del cavallo, della mucca, del cammello, del gatto, eccetera, eccetera. Allora, che succede? Questo è quello che è il virus del cavallo che provoca lesioni cutanee al cavallo. E questo è un cavaliere che si è preso il virus del cavallo nel 1898. La cosa non era particolarmente drammatica, perché lo stesso Jenner sapeva e diceva anche lui che sì, la vacca è simpatica, però deve vivere in un ambiente dove c'è un cavallo. Cioè, ci deve essere una stalla. E nella stalla ci deve stare il cavallo, perché il cavallo sì, è un animale intelligente e ti attacca un bel virus alla mucca, che poi lo prendi te. Naturalmente, allora la parola virus non era usata, non, cioè, si parlava di siero, era un concetto totalmente diverso. Però di fatto la storia è questa, che se c'è un cavallo nella stalla, la mucca si infetta e siamo tutti felici. Quindi di fatto è il cavallo il vero papà del vaccino, non la mucca. Ma come funzionava la cosa? Allora io mi sono sempre chiesto com'è che il vaccino è stato portato in giro, fino a quando, studiando un po' qua, un po' là, è saltata fuori la vera storia delle vaccinazioni, cioè la vera. Lo sappiamo com'è andata, però nel 1796 le vaccinazioni sono cominciate qui, in Inghilterra. In pochi anni sono arrivate in tutta Europa. Allora, quella volta non c'era DHL, come dire, non c'era Fedex, cioè dovevi andare a piedi o poco più. E il problema era, ma com'è che in pochi anni gli inglesi sono riusciti a portare il vaccino da Londra a Gibilterra, a Malta, poi è andato a Vienna, poi da Vienna è stato portato in tutta l'Europa centrale, poi è arrivato in Italia, ma dall'Italia è tornato indietro in Inghilterra perché era finita le scorte, come dire. E in Italia, poi da Napoli, da Milano arrivò a Napoli, da Londra arrivò a Boston, poi da Londra arrivò a Mosca e così via. Ci sono tante storie molto interessanti di come accadeva questo tipo di trasporto. E il trasporto era chiamato arm to arm, braccio a braccio. Braccio a braccio perché veniva semplicemente trasportato tramite gli esseri umani. Cioè tu dovevi vaccinare una persona, quando la persona aveva le pustole e le croste e il liquido dentro, il siero dentro alle pustole, prendevi il liquido e ne vaccinavi un'altra. E così via. Nel frattempo ti eri fatto un po' di chilometri a piedi, cioè entrambi si erano fatti dei chilometri. Quindi sostanzialmente venivano fatti dei percorsi, quindi tu portavi il tuo gruppo di persone che vaccinavi l'una con l'altra fino a quando arrivavano a destinazione. E questo ha funzionato talmente bene che gli spagnoli hanno preso 22 orfanelli di giovane età, da 3 a 9 anni, e li vaccinavano due alla volta per riuscire a portare il vaccino dalla Spagna fino a Cuba, e poi da Cuba al Messico, e poi dal Messico sarebbe andato addirittura nelle Filippine. Quindi con questo giro qua, diciamo nel 1900, nel 1803 fino al 1910, un medico spagnolo, diventato uno degli eroi della medicina mondiale, Francesco Xavier de Balmis, ha portato in una nave il vaccino vivo con 22 orfanelli, appunto vaccinandoli due alla volta, tanto per essere sicuri. Finita la vaccinazione del primo gruppo, nei primi due, vaccinare i secondi, i terzi, i quarti e così via, fino ad arrivare dall'altra parte dell'oceano. I portoghesi hanno fatto un lavoro del genere con degli schiavi. Con degli schiavi non sappiamo bene che fine abbia fatto, perché lo schiavo, una volta, come dire, che aveva esaurito il suo compito di riserva del vaccino vaiolo, forse veniva anche fatto buttato a mare, però di fatto in Portogallo ha portato questa vaccinazione in Venezuela, poi in Brasile, in America, Centro America e così via. Quindi il metodo era braccio a braccio. E questo è stato fondamentale per portare il vaccino ovunque, per portarlo per esempio in Australia, anche lì è arrivato nel 1904. Quindi fate i conti voi, dal 1796, in 8 anni, sei arrivati fin qua. Quindi la pratica era fatta proprio bene, era organizzata in maniera spettacolare. Appunto, però, con vari problemi. Il problema fondamentale era che dovevi avere delle riserve di vaccino, perché se i tuoi, chiamiamoli volontari, vaccinati braccio a braccio, si esaurivano, eri un po' nei guai. Quindi qualcuno ha pensato una cosa furba, cioè di fare gli allevamenti di vacche infette da vaiolo. E quindi tenevano delle mucche, hanno cominciato in Inghilterra, poi sono arrivati in Europa, poi sono arrivati a Napoli. A Napoli c'era un medico che aveva inventato un metodo
molto bello per, come dire, variolare i vitelli, e questo metodo ha poi funzionato per molti anni ed è stato portato in Francia nel 1866, appunto, e praticamente c'erano gli allevamenti di animali infetti che servivano a tenere vivo il virus del vaiolo bovino da usare poi nell'uomo per vaccinare gli esseri umani. Unico problema è, come dire, un pochino la storia dei vari, come dire, allevamenti di animali in giro per il mondo. In Francia qualcuno è tornato a cavallo, vedete, nel 1860 c'è stata un'epidemia di vaiolo equino ed è stato usato di nuovo il liquido dai cavalli per vaccinare gli esseri umani. E dopodiché ci sono tutti i vari ceppi di vaccino, chiamato DryVax, NYCBH, eccetera, nelle varie nazioni per poter vaccinare le persone. E il papà di tutto questo, la mamma anzi, era una mucca che stava a Beaugency in Francia, che però era derivata dal nostro simpatico vitello italiano napoletano. Quindi si può dire che da Napoli il vaccino è andato in Francia, e poi dalla Francia è distribuito in tutto il mondo. Però tornando a noi, alla storia del vaccino, come dire, vedete che dalle sequenze del DNA del virus del vaccino vaiolo trovato nel 1902, si è risalito alle sequenze del vaiolo equino piuttosto che a quello bovino, e di conseguenza è molto probabile che il vaiolo come virus sia quello preso dal cavallo, trasferito nella mucca, perché è abbastanza facile la trasmissione interspecie, le zoonosi, come purtroppo sappiamo molto bene, sono un fenomeno che è sempre esistito e sempre esisterà. E quindi, diciamo, dal cavallo alla mucca, dalla mucca all'uomo, fino ad arrivare a poter chiamare l'oggetto vaccino, perché ora chiamarlo in altro modo sarebbe un po' ridicolo. Oggi diciamo, ci vacciniamo, potremmo dirci equiniamo, ci cavalliamo, ci ippiamo o ci vitelliamo, sono ovviamente battute, ma alla fine l'importante è che ci continuiamo a vaccinare e vacciniamoci. Io ho finito e vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringraziamo sentitamente il professor Cossarista per la splendida lezione, ci ha spiegato tante cose interessanti. Notavo leggendo alcuni commenti che sembra che in Italia ci sia stata una grossa vaccinazione contro la cultura scientifica, perché molti sembrano essere immuni a qualsiasi ragionamento, a qualsiasi evidenza. Tanto è vero che mi verrebbe voglia prossimamente di organizzare una conferenza con qualche psicologo per cercare di capire come mai ci sia tanta attitudine, tanta facilità a credere alle bufale, ad abboccare a qualsiasi sciocchezza che viene detta, a dare credito a persone che non si capisce perché debbano averlo. Comunque, chiusa questo commento. Avrei una domanda al professore. Ha accennato all'inizio qualcosa relativamente al Covid-19. Volevo chiedergli se ci sono delle previsioni serie, attendibili, anche se magari di massima, relativamente allo sviluppo e soprattutto, diciamo, alla messa a disposizione per tutti noi del vaccino contro l'epidemia che ci sta attaccando in questo momento. Allora, io negli ultimi mesi ho imparato una cosa, che le previsioni sono la peggiore delle cose che uno possa fare. Fare previsioni in questo momento è praticamente, non è impossibile, è sciocco. È sciocco perché abbiamo a che fare con un virus che è arrivato un paio di mesi fa, 3 mesi fa, o giù di lì. E di conseguenza ha una biologia tutta nuova, ha un metodo di funzionare che è veramente incredibile. Non sappiamo perché la maggior parte delle persone non risponda o non abbia alcun tipo di problema. La malattia, o meglio, l'infezione sembra essere totalmente asintomatica nell'80-90% della gente. Nel 10% è sintomatica, e in una percentuale di questo 10% è mortale. Non è chiaro perché. Sappiamo cosa viene messo in moto come, diciamo, meccanismo di difesa, che diventa un meccanismo eccessivamente potente e alla fine dannoso per l'essere umano che lo mette in moto.
Però non è chiaro perché accade ad alcune persone e in altre no. Non è assolutamente noto. Stiamo lavorando, insomma, moltissimi gruppi che ci lavorano, e per cui com'è la risposta immunitaria non è ancora chiaro. È uscito oggi un articolo in preprint di un gruppo di La Jolla, molto, molto forte, molto bravi, che hanno visto come se uno risponde alle molecole, ai peptidi, quindi alle proteine del SARS-CoV-2, cioè del virus attuale, probabilmente, cioè, rispondono anche le persone che non sono state infettate. Ma non sono state infettate perché, non, come fai a essere sicuro che non siano state infettate? Perché sono stati studiati campioni di cellule messe via in azoto liquido molti anni fa. Quindi molti anni fa non c'era il Covid, ma le persone avevano già una buona risposta ad antigeni di questo virus, il che vuol dire che un po' di persone hanno una grossa reattività contro virus, altri tipi di coronavirus. Cioè, in altre parole, una persona fa del raffreddore, produce anticorpi, produce delle cellule contro il raffreddore e finisce lì. Questi anticorpi, queste cellule possono rispondere anche al SARS-CoV-2. E questo è quello che è stato visto. Il che vuol dire, la buona notizia qual è? Che ci può essere un'immunità. C'è un'immunità a, diciamo, medio termine, cioè forse breve, medio termine, un paio d'anni, 2 o 3 anni o qualcosa del genere, che ti protegge da questa infezione. E è stata trovata in persone che non hanno avuto il Covid. Hanno avuto malattie banali, tipo raffreddori o coronavirus del tutto non preoccupanti. Il punto è questo: che se non sappiamo bene come funziona la risposta immunitaria, fare previsioni su una vaccinazione è pura follia. È pura follia perché puoi dire: sì, vabbè, ci mettiamo a fare una proteina, sai quanto ci metti? Boh, 3 settimane da quando hai la sequenza di un microorganismo, da quando c'è una sequenza di DNA pubblicata. A quando io sono capace di fare la proteina, cioè io pago di me a Modena, Costa Rizza, il mio gruppo, ci mettiamo 2 o 3 settimane, poca roba. Anzi, non ci mettiamo niente perché la ordiniamo, te la mandano per posta. Ci sono le aziende che la fanno. Facile. Però dire che questa proteina poi funzioni è un'altra cosa. Cioè, è un altro film. Cioè, tu devi avere modelli animali, avere modelli in cui usi topi, ratti, scimmie, e fai vedere che la tua proteina, primo, non è tossica, secondo, immunizza l'animale, terzo, l'immunità che tu formi è un'immunità protettiva. Protettiva vuol dire che impedisce l'infezione, e quarto, che l'immunità che tu formi non ti mette in moto meccanismi di autoimmunità, che anche questa è una cosa che può succedere. Quindi, raccontando la storia bene, abbiamo 4 passaggi piuttosto importanti da tenere presente, e non sono passaggi che, diciamo, per fare i quali impieghi poco tempo. Ci vuole tempo. Ci vuole tempo perché se tu inietti un animale e poi lo fai ammalare, ci vuole tempo che l'animale faccia i suoi anticorpi. Facciamo finta un mese e mezzo. Poi gli fai un'infezione, come dire, sperimentale, gli inietti un patogeno, quello che ti pare, e lui deve rispondere al patogeno. Quindi altro mese, un mese e mezzo. Poi lo fai fuori, lo fai l'eutanasia, come dire, e vai a vedere le sue cellule nella milza, nel fegato, nei polmoni, nei linfonodi, nell'intestino, eccetera, eccetera, come rispondono al patogeno e quanto sono efficaci nel riconoscere un patogeno. Quindi c'è una serie di passaggi da fare, per cui, come dire, non ci metti una settimana a fare un vaccino, neanche un mese, neanche 2 mesi. Hai tutta una serie di test da fare per trovare una molecola che funzioni. E poi cominci nell'uomo a vedere la non tossicità, a vedere l'efficacia e tutto il resto. In altre parole, ci vuole del bel tempo, diversi mesi. Io spero che a fine anno qualcosa salti fuori di testato, provato e funzionante. Ho qualche dubbio che ce la faremo in poco tempo. Poco tempo vuol dire un anno, mica di più. Ho capito. Attendiamo con pazienza. Avevamo una domanda di Cristian Stolfi. Chiede qual è lo stato attuale delle ricerche sul vaccino per l'HIV. Poi ringrazia e fa i suoi complimenti. Beh, grazie per la domanda. L'HIV me ne occupo da quasi 35 anni, sto diventando vecchio anch'io. Dunque, no, il vaccino ha questo problema, che l'HIV come virus è un virus che ha un
altissimo rate di mutazione, cioè muta un sacco. Cambia, tu fai un anticorpo bello, robusto, potente, e dopo una settimana non c'è più. Cioè non c'è più il virus di prima, ce n'è un altro, è un virus un po' diverso. Quindi la grossa fregatura che ti dà questo tipo di virus, ovvero l'HIV, è che intanto muta molto, secondo si integra nel genoma e rimane integrato un sacco di tempo e salta fuori tutto sommato quando pare a lui. Non c'è, quando il sistema immunitario è attivato, allora riesce pure il virus. Ci sono mille problematiche legate a questo, ma sostanzialmente la più importante è l'alto grado di variabilità e mutabilità dell'HIV. Per cui cambia continuamente le proteine che produce sulla superficie, tu fai una risposta immunitaria contro una proteina e ci metti un mese, due o tre a farla, ma dopo 2 mesi il virus è diverso. E quindi non funziona più. E questo, il vaccino non funziona più. E questo è un grosso problema. Io ricordo ai vecchi tempi, parlo negli anni, metà degli anni 80, quando ho cominciato a occuparmi di HIV anch'io. E che sembrava che il vaccino arrivasse dopodomani, e quindi nel 90 figurati se non ce l'hai, poi nel 90 non c'era, allora sono andati nel 95, poi figuriamoci se entro il 2000 non c'è il vaccino e non è arrivato. Siamo al 2020 e non ce la facciamo ancora, ma è un tipo di virus particolare che si integra nel genoma. Io ho sempre detto con i miei amici virologi che c'è un problema di fondo da risolvere, cioè che un retrovirus del genere utilizza meccanismi che hanno qualche miliardo di anni per funzionare. Miliardo di anni vuol dire che utilizza meccanismi presenti nell'evoluzione in maniera molto forte. Cioè, in altre parole, l'8% più o meno del nostro genoma, del DNA mio, tuo e di tutti noi, è formato dalla integrazione di retrovirus endogeni, cioè dei virus come l'HIV, del tipo dell'HIV. Se sono integrati nel genoma dell'uomo o dei pre-esseri prima dell'uomo, le scimmie o quant'altro, di Adamo, facciamo finta, negli ultimi 100 milioni di anni. E in 100 milioni di anni o poco più hanno creato una diversità nella specie che è quella per cui io e te siamo diversi, e quindi ragioniamo in questi termini. È un meccanismo evolutivo usato da un virus, quello di integrarsi nel genoma e di dare questo tipo di diciamo mutazioni, ed è un meccanismo con cui difficilmente il sistema immunitario riesce a combattere. Ma per fortuna abbiamo i farmaci e oggi con le terapie adeguate, con gli antivirali, non c'è alcun problema. O meglio, si vive benissimo, l'aspettativa di vita delle persone con HIV è assolutamente comparabile con quella delle persone senza HIV. Benissimo, se non ci sono altre domande, io direi che possiamo anche salutare. E ringrazio ancora il professore. Grazie Prossimamente abbiamo intenzione di organizzarne, sicuramente sarà ancora in streaming, una conferenza sulla omeopatia, che anche quello è un tema che interessa molto la razionalità. Al pari dei Novax, ancora non abbiamo fissato la data. Comunque, se ci seguite sui social, sul sito, nelle nostre mailing list, sicuramente quando lo organizzeremo usciremo con le informazioni necessarie. Saluto tutti ancora e grazie mille, arrivederci.